Siamo già a piombo. Ciao a tutti. Ciao a tutti, come direbbe il nostro ministro. Come state? Tutto bene? State bene? Tanto controllo sempre se va tutto come dovrebbe. Sembra di sì. Facciamo sempre il nostro ciao in chat, se ce la faccio. E siamo pronti. E siamo pronti. Bene. Allora, oggi. Cosa facciamo oggi? Non lo so. No, riprendiamo quello che avevamo lasciato in sospeso l'ultima volta. Ce ne andiamo laggiù in fondo a fare un po' di terraforming, direi. Detto proprio come va detto, ero anche curioso di vedere qua dal nostro golem come siamo messi a ferraglia. Andiamo a vedere. Vediamo un po' che non ci entro. Aiuc, lo sapevo. Vediamo, qua sembra tutto ok. Sembra tutto molto ok. Qua è ancora tutto al suo posto. Allora, 22 stack e 63. Quindi sono 9, 9, 18. 19, 20, 21, 22, esatto, sì, siamo rimasti fermi praticamente. Vabbè, va bene così, abbiamo una discreta scorta, quindi non siamo in carenza da ferro sicuramente. Quindi torniamocene pur su. Madonna, che velocità, wow. E a questo punto approfittiamo di questo bel trampolino. Perché no? Se riesco a decollare. Yay! Allora, l'ultima volta eravamo da queste parti, avevamo interrotto, però ho riflettuto su quel discorso laggiù e ho pensato di tenerlo. Perché, seguitemi bene, allora, siccome qui abbiamo una... alla fine sono due laghetti questi, se li osserviamo bene, e uno di questi qua ha anche un ingresso caverna, e guarda qua, c'è già un drowned, ci scassa un po' le scatole, e quindi si poteva approfittare per collegare questa sezione, cioè diciamo questa parte della... nella terra con tutto quel sistema di caverne, quindi allungare un po' la terra, farci un sentierino e farlo arrivare qua, quindi sarebbe carino creare un bel anfratto, magari portandolo direttamente a questo livello e si potrebbe creare qualcosa qui, non so, un piccolo riparo, un rifugio, qualcosa del genere. Quindi io prima di tutto cercherei di livellare un po' meglio questa parte, tenendo conto che non voglio sconvolgere troppo l'ambiente. Qua possiamo anche arrivare a scoprirla, sta zona. Sì, ci può stare, magari possiamo fare qualche aggiuntina, tipo qui dove c'è sta ghiaia, ecco, boh, una roba così direi. Dopodiché, sì, si può fare. Dopodiché, posizionarlo a questo livello, che forse è la cosa migliore, oppure possiamo prima di ciò collegare queste due parti, e qui avrei potuto prendere un po' di sabbia per farla bene, o se no eliminarla, faccio ancora meglio. Che faccio? Lascio? No, la elimino, dai, ha più senso. Quindi insomma,
nostro collegamento. Non sto a raccogliere tutta questa sabbia perché, come ben sapete, ne ho già in abbondanza. E cerchiamo anche di seguire un po' quello che era il profilo originario del laghetto, quindi magari aggiungendo qualcosina, ecco, anche qua. Ma ci sono anche tutti i pescetti, va, che belli, fantastico. Vista una roba strana, cos'è un drowned quello là? Sei proprio tu un drowned? Sì. Muori pure. Aiuc. Praticamente niente, eh? Mannaggia. Ah, e poi dovevo riempire anche qua. Questo è molto vero. Ci arriveremo. Quindi finiamo prima di collegare questa sezione. Farei una cosa abbastanza morbida e che accompagni, diciamo, un po' il percorso. Qua sì, siamo un po' sbilenchi in effetti, quindi bisognerebbe fare anche una cosa così, che ci può stare, dai, separiamo i due laghetti, perché no? Un momento di lag, ho visto per caso un drowned suo, c'ha la doppia, doppio regalo c'ha sto qua, oh. Fa vedere, un nautilo e un lingotto d'oro, niente tridente però, mannaggia, vabbè, pazienza. Allora appoggiamo il letto. Anche perché il nautilo mi sa che non lo potrò neanche utilizzare qua in questo mondo. Ce la dormiamo. E voilà. Ci sono, eh? Ci sono. Sembra che non ci sia, ma ci sono. Quindi da questa parte, a questo punto, pensavo di lasciare tutto questo livello un po' più basso e magari... Ah no, qua no però. Questa cosa qui la lascio. Sì, sì. Lasciamola. Cos'ha in mano quello stavolta? Un altro nautilo. Ah, ma allora. Ah! Doppio nautilo. Non so poi cosa ce ne faremo. Comunque, magari per decorazione ci possono stare, no? Chi dice di no? Bene, allora qua mi sembra buono, magari potrei aggiungere un altro po' di piega e magari spostare un pochettino anche il fondale, eh? Giusto un tocchettino. Se può fa, funziona bene, quindi perfetto. Allora, intanto che mangio, faccio un controllino, perché siamo anche tanto sicuri qua. Siamo sicuri? Sì, sembra di sì. Quindi, vediamo un attimino anche come può essere. Poi vabbè, lo collegheremo magari a quel sentiero che esce dal villaggio,
si può collegare anche a quest'altro tunnel qua che avevamo creato. Quindi diciamo le scelte, le possibilità ci sono. Allora, qua magari anche cerchiamo di dargli un attimino di freshness in più. Tu guarda. Mo tu guarda, o pensa. Dov'era? Anche qua, no? Sì, facciamo anche qua. Tu no, però. Tu non sei nel posto giusto. Ok. Vabbè, qua dobbiamo coprirci. Preferirei farlo con la sabbia per tenerlo sempre in tema. E qua si potrebbe scendere. Che dite? Non so. Non saprei. Si potrebbe scendere perché poi questo qui era anche collegato. A parte che c'è del ghiaione, ma era anche collegato con la parte bassa di questo altro cunicolo. Quindi proviamo a fare una cosa di questo genere. Qui ci apro. Almeno la parte del cunicolo. Vedete, a doppio passaggio, quindi si può passare da questo lato. Un altro drowned. Ma guarda quanti. Poh. Oppure, qui c'è un altro che torna fuori, ma che potenzialmente potrebbe andare a finire anche lì. E quindi stavo pensando proprio di partire da qui, anche perché vedo della ghiaia, e anche là c'era della ghiaia. Quindi secondo me siamo a portata, vediamo. Ma guarda te. Perfetto. Giusto? È lui? Proprio lui. Sono proprio io. Così abbiamo anche qua un altro bel anfratto carino. Che perché no, si potrebbe anche... Qua sicuramente c'è dell'acqua. Si potrebbe anche collegare, potrebbe diventare un rifugio, non so, qualcosa del genere. E qua sopra anche nulla, anche lasciandolo così per il momento. Poi magari se decidiamo di fare una struttura si può sempre fare qualche modifica. Buono. Allora, c'ho già troppa roba addosso, vero? Sì. È stata colpa di quegli zombettini lì. Vabbè, non perdiamo molto in ogni caso, quindi ce ne freghiamo. Quindi, boh, qua io mi reputo già soddisfatto. Stavo giusto pensando se coprire questo passaggio. Perché alla fine per me potrebbe essere quella lì tipo una via di uscita secondaria, no? E quindi coprirlo a una certa altezza, tipo anche qua. Fargli seguire il profilo e passarci sotto, per così dire. No, intanto che scendiamo, magari qua potremo anticipare un po' la discesa per guadagnare un po' di altezza. So che sembra un controsenso, però se ci fate caso funziona. Anche qua, che poi magari si potrebbe coprire anche più su, in modo da... Sì, facciamo così, mi collego qua perché appunto vado a recuperare
un blocco in altezza di sotto per entrare. Adesso mi spiego meglio. Ecco, anche così, guarda. Bam. Babam, perfetto. Così, qua. Apriamo. Tu no. Forse qua dovremmo modellarlo un po' meglio. Esatto, però quasi quasi questi qua ce li lascio, che tanto non ci danno fastidio. Qui magari si potrebbe stringere un po'. Non è facile, ragazzi, lo sapete. Io poi sono precisino, quindi... vabbè. No, questo in effetti è un po' infelice, no, via. Facciamo così. Allora tolgo anche questi. Sì, guarda, facciamo così. Voilà. Sì, facciamolo anche interrotto, ma perché no? Ma why not? Tu dimmi perché no? Qua può avere un senso, magari ne aggiungono qua. Un po' così. Ho visto un Drowned? Mister Drowned? Cucù? Tridente, niente. Sì! Yessa! Oh, yessa! Yessa, yessa! Cosa butto? Cosa faccio? Devo usare 8 blocchi. Devo usare 8 blocchi, ragazzi. No, facciamo così. Facciamo così, così, così. Altri 4, via, si fa presto. Si fa prestissimo. Wow, fatto. Così ne approfittiamo per andare a nanna. E vai. Che figo. Bellissimo. Nostro primo tridente. Allora, boh, qua già praticamente è passata tutta l'erba, quindi fantastico. Il tridonte, vabbè, teniamolo, dai, perché no? Fa scena. Fa scena sicuramente. Qua sì, facciamo così. Boh. Guarda, manca giusto uno qua. Perfetto. E perfetto. Quindi qua vediamo cosa facciamo. Copriamo ancora. O ci può bastare così. Ecco, sì, no. Facciamolo in modo che sia più riparato. Questo magari lo tolgo. Sì, poi lo aggiusteremo in futuro. Qui anche mi sta bene, qua si potrebbero allungare. E così, insomma, una cosa simile. Approfittiamone anche per aggiungere qualcosina qua che deve essermi sfuggito. Oddio, cos'è questo rumore inquietante?
Aiuto. Fantastico, bene. Allora, il letto però adesso non lo posso prendere neanche volendo. Ma quanti? Nascono sempre adesso, eh? Vabbè, noi siamo contenti. Oh, guarda, un pappagallino, che carino. Andiamo a vedere se si può fare qualche altro aggiustamento. Tipo da qua. Venendo da qua, sì, boh. Si potrebbe, se no. Anticipare la caverna, però il terreno non mi sembra quello giusto per farlo. No, sta meglio così. Sta meglio così. Decisamente. Quindi da quest'altra parte invece abbiamo due ingressi e li lasciamo così per adesso. Poi dopo vedremo nel momento in cui deciderò di fare qualcosa da queste parti. Va bene, allora andrei avanti. Mi serve però... anche qua, che brutto. Questo? Com'è che sei così brutto, te? No, eh? Diventa bello? Ah. Così. E sei già bello, eh? Sei già bellissimo così. Allora. Ah. Tu no. Tu sei di troppo. Tu vai bene. Così. No. Aggiungiamo qua. Togliamo di là. E voilà. E voilà. Perfetto. Ecco sì, adesso è perfetto. Quasi perfetto. Facciamo anche questa aggiuntina qui. Aggiuntina qui. Che comporta un'aggiuntina anche qui. Ci sta, dai, sì, sì che ci sta. Ma ci sta, sì. Facciamo così, eccolo. Tu no. Così possiamo fare qualche miglioramento anche da questo lato. Vamo. Boh, sì. Può andar bene. Ah sì, c'è qualche punto che in effetti mi è sfuggito. Ogni tanto c'è sto lag pazzesco. Veramente antipatico. Ok. Oh. Perfetto. Perfetto tranne qui, mannaggia. Mannaggia. Come osi? Tuo non essere perfetto. Qua. Perfetto. E che paura. Mister Drowned. Aio. È pieno, ragazzi, c'è proprio un'invasione.
tu guarda. Sti baghettini. Ok. Ok. Qua ci può stare così alto, cosa dite? Io quasi quasi lo abbatterei un attimino anche qua. Giusto un po'. Boh. Diciamo così che va bene. E con questo ci spostiamo. Andiamo a vedere. Qua ci siamo stati l'ultima volta. Andiamo a vedere un po' da lontano come sembra il nostro nuovo sentierino. Sì, dai, è carino. È caruccio. Effettivamente, ora che ci guardo, ce ne starebbe un altro anche per così. Però non lo so. E per ora lascio perdere. Andrei più che altro a recuperare il letto. Bell'amico. E ci spostiamo un po' verso le altre pianure. Ah no, siamo pieni. Vabbè. Via. Voilà. Voilà. Allora, qua siamo a posto, ci siamo venuti l'ultima volta, abbiamo sistemato fin laggiù. Ecco, potrei riprendere o da qui, che mi sembra un buon punto. O continuare da quell'altra parte. Vediamo un bok. Là c'è un buco. E un laghetto. Ah, una caverna, guarda un po'. È una cavernuzza. Però sì, anche qua in effetti ci sarebbe del lavoro da fare, eh? E non poco. Sì, questo è il confine della mia, i miei domini. I miei domini. Chi lo sa? Chi lo sa? Tanto dormiamo. E dormire è sempre utile. Il letto quasi quasi lo metto qua. Così siamo tranquilli. Voilà. Allora, stavo notando intanto questa parte. Questo è un settore, un rialzamento che si collega lì. Per un pezzettino misero. Allora, siccome lì ce n'è un altro, stavo pensando di legarli insieme. Sarebbe anche una cosa abbastanza easy. Però quasi quasi avrei tenuto come confine, cioè avrei abbattuto questa parte di verde più chiaro e lasciato sopraelevato il resto, o anche no. Facciamo facciamo per gradi, cioè intendevo così.
intendevo una cosa tipo questa. Da questo lato, a quel punto si potrebbe anche aggiungere qua, farlo seguire, diciamo, in questo modo, qua magari andiamo dritti e qua ci accordiamo così, tipo, no? Può funzionare? Può funzionare, quindi andiamo a riempire. Andiamo a riempire tutto. Oh, se no qua non ne usciamo più fuori. Vamola. Così mettiamo in uso tutta quella terra inutile che avevo da parte, che ho trovato nello scavo. No, lupo sparito. Molto più carino adesso il terreno. Stavo pensando a cosa si potrebbe costruire. Non dimentichiamo che c'era anche da coprire quei due buchi là. Staremo a vedere come evolverà la faccenda. Probabilmente ci sarà da aggiungere della vegetazione, qualche albero, un po' di erba. Però volevo creare anche qualche, non so, rifugio, qualche casetta, qualche struttura, qui e là. Ok, allora qua abbiamo spianato un po'. Qui c'era un ingresso, se non ricordo male. Yes. E quindi adesso bisognerebbe solo controllare un po' com'è la situazione. Tipo anche qua. Ah sì, era fatto strano questo. E qua in effetti non ci ho neanche messo mano. L'ho lasciato così com'era. Non lo so. Ci devo pensare su. Devo pensarci su. Nel frattempo, però, possiamo vedere come sistemare questa parte. Non volevo rimuovere, volevo aggiungere, quindi perché qui in origine il terreno era così, cioè io non lo voglio stravolgere questo mondo, volevo dargli una sistematina, tipo anche questa depressione qua che si è creata. Adesso noi andiamo a riempire e così abbiamo un po' più di spazio per pianificare. Senza contare che poi sarebbe carino anche fare un bel discorso di illuminazione, però per adesso non saprei se avviare un'impresa simile. Ce n'ho già alcune avviate che voglio concludere. Così, oh, fantastico. Ci dei bei piani, qualche forma carina, qualche laghetto, tipo anche, esatto, quell'altro laghetto là lo lascerei. Ragazzotti, è successo oggi una cosa strana. Mi ha perso la connessione. Vabbè, capita. Capita, però ci siamo.
Siamo tornati prontamente, meno male me ne sono accorto. Questa volta me ne sono accorto. E riprendiamo. Che dite? Eravamo da queste parti, allora. Qui. Andiamo pure, facciamo le nostre cosettine, andiamo a riempire, sistemiamo un po' il terreno. Ci sarebbe da capire anche che cosa fare con questa bella voraginuzza. Truzza, molto truzza, bisogna dirlo. Bisogna dirlo, qua l'avevo anche in parte esplorata in un lontano passato. E non so se coprirla o se lasciarla così. È una bella, un bel dilemma. Comunque ci penseremo anche lì. C'è tempo. Stavamo sistemando queste parti. Volevo cercare di creare qualche pianoro carino per poter edificare. Edificando, vediamo qua, la terra sciolta molto bene. E là abbiamo detto che c'è una caverna, si potrebbe andare a vedere. Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Oddio, un Enderman, aiuto. Me la sono fatta addosso. Mister Enderman, stia lì, eh. Non si avvicini. Allora, qua non c'è niente. Qua non ci sta niente. Dall'altro lato, mister, salve. Aia, scheletro, ok. Aia. Ok, morto. Ah, attenzione. Attenzione. Ci sta qualcosa. Attenzione. Facciamo un attimo, ripieghiamo un attimo. Perché sono senza torce. Quindi prendiamo la nostra fedele Ender Chests. Ender Chests gialla, se non ricordo male. Yes. Ah, è una torcia sfusa, vedi un po'. Vedi un po'. Questo mi lascia un attimino così basito. Questo comporta anche l'uso di quest'altra chest. Ok. 4, no, Safet. 16 dovrebbero bastare. E facciamo. Allora, con 4, che non mi ricordo, adesso non mi viene da fare i conti rapidi. Ok, 8, quindi un altro. Bene. Molto bene, 16 e 16, ci facciamo una bella stacchettina di torce. Quindi qua siamo ok, qua restituiamo il legno. Perché poi mi torna sempre utile. Ti avvia le chest. Ti avvia le cose inutili. Tipo questo. Viene l'ender chest, ovviamente. E torniamo giù. Almeno adesso possiamo illuminare
la situation. Ah, però. Oh, Mr. Creepers. Hello. Goodbye, Mister. Però. Aia. Farabutto. Come oggi. Metterti contro un Maroschi, eh? Ehi là. Che ospite, oh. Guarda, non sarà chissà che di caverna, però devo essere sincero, non mi dispiace. Vediamo un attimo. E vabbè, sì, questo è il mio controller, che poverino, ce la mette tutta ma non ce la fa. Arriva a 132.225. Ricordiamocelo. Ce lo ricordiamo? Non lo so. Comunque, tornando indietro, sì, diciamo che seguo questa diagonale. Sono curioso più che altro di vedere cosa ci sarà qua. Anche perché, insomma, c'è un po' di lag, come sempre, ultimamente. Non è sempre stato così. C'è uno zombol. C'era. Ok. Oh. Attenzione però. Vedo. Ah, aspetta. Non dirmelo. No, qua siamo giù, ragazzi. No, siamo a 61. Vediamo dove sbuca. Non è che dove avevo chiuso. No. Assolutamente no. Questa è un'altra apertura. Fantastico. Allora, in virtù di questo, promuovo questo passaggio. Magari, esatto, lo apriamo un po' così alla buona adesso e poi lo sistemiamo. Yes. E possiamo chiudere quel buco lì. Fantastico. Così abbiamo comunque il collegamento a queste cavernuzze molto carine, devo dire. Non c'era niente di che, però insomma, un passaggio simpatico, perché no, ci piace. Possiamo chiudere di qua. Qua ci sarà un passaggio anche di qua, un passaggio anche di là. E why not? Quindi a questo punto non so se togliere la sabbia oppure not. Potrei anche solo aggiungere la terra, onestamente. Comunque andiamo a Nanna. Che ora? Quasi ora, no, è ora, dai, sì. Very good, noi lì ci siamo arrivati perché stavamo facendo questo lavoro qua e ovviamente ci ha distratto. Allora, anche qui, quasi quasi, tirerei una linea circa qua, anche perché se io vado ad aggiungere un po', andiamo ad ammorbidire un po' questa situation collegandola. Questo forse è esagerato. Facciamo così. 3, 2, sì, perfetto. Tutto bene. E ci siamo guadagnati qualche metro anche da questa collinetta. Voilà. Voilà. Voilà la 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 la. È finita la terra, vabbè, insomma, ragazzi, cioè, le risorse si esauriscono, bisogna essere bravi a sfruttarle al meglio.
Voilà. Quello è stato un Enderman sicuro. Oppure mi sono scordato di passarci quando sono venuto a fare il nostro terraforming in uno dei precedenti episodi. Qua anche potrei allungarmi un po' perché lo vedo un po' brusco. Un po' parecchio brusco, anzi. Zi. Tutto molto bene. Tutto molto bene. Fantastico. Ora qua rimane questo nodo. Cosa facciamo? Cosa ci facciamo? A proposito, io volevo anche vedere cos'era 130 qualcosa meno 250 qualcosa. Quindi molto in là. Ma però qua vedi, torna già questo discorso. Che interessante. Perché interessa. Interessante anche il fatto che ci sia il canyon proprio qua vicino. Very, very interesting. Anche perché la caverna, no, è impossibile che sia fino qua. Era 220 qualcosa. 225 mi pare. Ma era 132. Quindi devo andare di qua. Possibile da queste parti? È possibile. Quindi volendo anche qua si potrebbe fare un'altra uscita. Si potrebbe fare un'altra uscita. Andiamo a vedere. Per curiosità. Ma come? Allora era però... No, sì, era questo. Questo qua. If I remember correctly. Solo che questo, vedete, va in scendere. Ecco perché non ne vale 132 225. Fermi tutti. A 47, sì. 132 225. Cacchio ragazzi, non me l'avete ricordato. Sono dovuto andare a controllare. 132 dice. 132 dice. Vediamo un po'. 30, 31, 32. Quindi andrebbe a finire qua. Esattamente. Però ha 20 blocchi di profondità, quindi a questo punto possiamo abbandonare quell'idea. Va bene, no problem. Allora toglierei anche questa cosa che mi sembra molto inutile. Ok, fantastico. E quasi quasi coprirei questo settore. Faremo anche una modifica che è inutile, però la faccio lo stesso, giusto per qua. Siamo vicini al confine, in teoria qua potrei anche non lavorarci, però almeno questo lato, che è veramente inutile che stia così giù, lo riportiamo a livello.
E voilà. È presto fatto. Fatto presto. Voilà. Ok. Vabbè, lasciamo così. E quindi. Quindi. Ah beh, sì, anche qui onestamente si tratterebbe di decidere. Ah no, però a livello questo, no? Sì. Il livello è questo, allora noi, sai cosa facciamo? Facciamo una cosa così. Tanto per. Così abbiamo collegato quei due livelli senza rompere a nessuno. E voilà! Terraforming con Maronski? Sono proprio io. Eh sì. Voilà! Eccoci. Fantastico. Da questa parte c'è un po' di territorio inesplorato, si fa per dire. Però per esempio, a parte i buchi di Enderman che ormai sono un fenomeno intramontabile, andrei a spelacchiare un po' questa situation. E anche qua c'è il laghetto eccetera, quindi però volevo togliere questo rialzo che mi sembra fuori luogo. Faremo una cosa più o meno così circa, eh? E qua andiamo a collegarci come abbiamo fatto finora, ammorbidendo il tutto. Voilà. Perfetto, stavo pensando se sacrificare questo laghetto oppure no. In effetti è carino. È all'altezza giusta. Però, boh, non lo so. A fare. C'è solo terra. Io ve lo dico, lo riempio, riempiamolo, via, non pensiamoci più, anche se era carino, lo elimineremo, perché possiamo farlo più carino. Voilà, è ancora ora di andare a letto, andiamo a letto, va bene, andiamo pure a letto. Sì, poi in realtà devo anche ritornare qui perché non ho mica finito. Allora, tutta quella parte lì invece già la considero già a posto, tra virgolette. Ok, via queste canne da zucchero. E pareggiamo tutto.
C'è quel laghetto là molto carino, magari si potrebbe pensare di ampliarlo. Ah, già, è vero. Poi qua c'era anche, come potete ben vedere da questo bel buchetto, ta-da, un'altra situation cavernifera che non è mica male. Vedi, questi sono gli angoletti che mi piacciono a me. Appartati, tranquilli, eh? Quindi io qua dovrei lasciare un'apertura per ricordarmelo e ricavare un ingresso. Comunque adesso poi ci devo pensare qua come fare. Molto carino, molto carino, si può usare per qualcosa. Very good. Ok, a questo punto penso di aver utilizzato almeno metà del mio inventario. Ma quasi tutto. Vamo. Perfetto. Siamo perfetti, ragazzi. Inutile. Ormai qua è tutto calcolato. E voilà. E voilà. Sì, perché comunque mi sarebbe piaciuto riempirlo proprio questo mondo di cose. Di cose, di che cosa non lo so, però qualcosa la troverò. Sempre ispirandosi a Miyazaki per questo mondo, perché maestro di vita Miyazaki. Voilà, voilà, voilà. Eccole. Quel laghetto non è mai esistito. Giusto? E tacchede. Allora, poi qua c'è questa regione un po' montuosella. Ma prima, riempiamo anche qua, così abbiamo tappato tutti i buchi in questa parte. Poi non vi dico quanti buchi che ci sono di là dalla collina, vi faccio giusto vedere. Sono un po' di pecore che ballano. A proposito, poi qua c'era anche qualche ingresso, mi ricordo, da queste bande. I remember. Quindi questo è molto carino perché fa da separatore, diciamo, di biomi. È vero anche che l'erba non ci aiuta a distinguere bene, però questo mi piace. Mi piace. Comunque sappiate che giù di là, ah no, la caverna che dico io è molto più in là. Sì, sì. Sì, sì, ora ricordo. È da queste parti, quindi è qua. C'è un bel po' di strada. Però siamo sempre, diciamo, in quella zona. Il fatto è che qui ci sono molti ingressi, quindi qua, oltre a diversi canyon, quindi qua bisogna capire bene come giostrare. Ma per ora concentriamoci su quella parte che stavamo facendo. Si è anche fatta una certa, c'è anche una certa fame mangiare. Mangi che è buono. Quindi io qua quasi quasi ci andrei a coprire. Quanti ne abbiamo? 39. In effetti anche sto laghetto non è che sia proprio il top, quindi volendo si potrebbe anche coprire del tutto.
insomma, non me ne pentirei poi più di tanto. Era carino giusto perché c'era un po' di sabbia. Però qui abbiamo l'ingresso, sì, in effetti. Si può anche tenere. Come anche no. Però, nel dubbio. Nel dubbio lasciamo stare, ci pensiamo. Qua non lo so, per adesso ci copro perché c'è quel po' di... quel po' di pietra che non mi va di vederla, però potrei volerla vedere più avanti. Quindi non lo so. Qui c'è da ponderarci. O comunque guardare un po' l'insieme. Perché stavo pensando anche di giostrare in qualche modo anche dei sentieri lungo questa mappa. Qua non dimentichiamo che c'è anche questa pozza molto pittoresca. E quindi dove eravamo? Eravamo qua, no? Sì. Beh, qua mi sembra ok in realtà. Potrei allungare un po' questo pezzettino qua, ma anche meno, dai. E magari da questa parte, non lo so. Non lo so, devo rifletterci. Là ci abbiamo l'ingresso, quindi ecco, sarebbe carino se un sentiero facesse questo girettino qua. E potrei anche abbozzarlo, già che ci sono. Almeno abbozzato. No, perché così so... che cosa voglio fare nella vita. Qua potrebbe essere carino, no? Una cosettina fatta bene, ovviamente fatta così, che poi magari si dovrà andare a collegare con un sentierino che arriva da là, per esempio. Buono, sì, comunque stavo pensando, ma questo qua probabilmente lo lascio. Però probabilmente potrei anche chiuderlo, quindi mai dire mai. Va bene, bambini. Bambini e bambine. E ragazzi e ragazze. Noi ci vediamo la prossima volta. Fate i bravi, mi raccomando. E siamo sempre qui. Alla prossima, appena posso, torno a sistemare il terreno o a fare altre cose poco divertenti. Alla prossima. Ciao ciao.